A Cireale ha avviato l'iter per la redazione del piano urbanistico. Si guarda con interesse alla programmazione svolta in una città giapponese. Il cittadino segnala ad Aciplatane via San Piero Patti in gran parte dissestata e poi cercasi illuminazione pubblica nel quartiere Suffragio. Calcio, c'è di nuovo l'FC Messina sulla strada della Cireale dopo la semifinale playoff. Il Giarre riceve la Gelbison. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale è spazio alla cronaca nera. 5 persone arrestate e denunciate nel Catanese sono gli autori di diverse rapine violente, ma ad Acireale si registra un giro di vite della polizia, sezione amministrativa, nei confronti delle strutture ricettive, un B&B di Scillichenti in condizioni non idonee. Parleremo anche del sisma di Santo Stefano ad Aciplatani. Nel mese di novembre potrebbero partire le prime demolizioni degli immobili ricadenti sulla cosiddetta faglia rossa. E per lo sport, oltre al calcio e agli altri sport, parleremo anche del Giro di Sicilia. Mascali presenta la tappa del Giro che approderà nei prossimi giorni nella cittadina ionica. Questo è altro all'interno del nostro giornale, come sentito dai titoli, avviato dalla giunta municipale di Acireale l'iter per la redazione del piano urbanistico. Il comune si avvarrà di studi dell'Università di Catania. Sentiamo. È stata avviata da Acireale l'iter per il piano urbanistico generale, che costituisce lo studio avanzato per il governo del territorio e assorbe le competenze un tempo riferite al piano regolatore generale. Si lavora quindi per dotare la città di Aci Galatea con le sue frazioni di un piano urbanistico adeguato alle esigenze attuali per uno sviluppo sostenibile del territorio, con positive ricadute in ogni caso sul tessuto economico e commerciale, senza tralasciare la rigenerazione urbana e la riduzione del consumo del suolo. Oggi abbiamo incontrato questi professori dell'Università di Catania, l'Università di Matematica, perché in un recente articolo evidenziavano l'importanza del verde all'interno della città. Loro lo chiamano, questo pattern particolare, lo chiamano le dita di una mano, in modo da garantire che ogni cittadino a 10 minuti dalla propria abitazione possa raggiungere una zona verde, e questo migliora notevolmente la qualità della vita di ognuno. L'abbiamo voluto incontrare anche perché proprio ieri abbiamo approvato noi il PUC, le direttive per il PUC, che è il nuovo piano regolatore generale. Quindi nelle indicazioni che già esistono ai progettisti di dare una particolare attenzione al verde, che è una cosa che manca da Acireale, anche questo vorrei dare anche questo stimolo e cercare di capire se questo pattern può essere applicato anche da Acireale. Si guarda con particolare interesse alla dotazione del verde, che ad Acireale risulta essere un elemento pro capite molto consistente, anche se non si presenta certo un po' ovunque nelle migliori condizioni. Uno studio dell'Università di Catania lascia spazio, basandosi su modelli e studi già applicati in località con contesti simili, ad una città diversa dall'habitat vivibile. Lo studio che abbiamo svolto riguarda la verifica di determinate caratteristiche di alcune città, caratteristiche che portano poi a una struttura urbana e di verde che ha influssi positivi sulla salute delle persone. Abbiamo tratto queste conoscenze da studi precedenti dell'architetto Christopher Alexander, che ha spiegato varie appunto strutture o design pattern utili per la conformazione delle città, e abbiamo verificato che Acireale, appunto come cittadina di dimensioni notevoli, di importanza notevole, soddisfi almeno uno di questi design pattern, che sostanzialmente dà facilità alle persone di vivere bene, perché in pochi minuti possono raggiungere delle aree verdi, oltre che abitare in una città di una certa importanza.
Le aree verdi sono utilizzate appunto per la passeggiata o anche per attività agricole, quello che concerne appunto la produzione tipica delle aree verdi. Allora, come parte dei nostri studi abbiamo anche verificato questo design pattern in una città giapponese che si chiama Kamakura, che è una cittadina non molto grande a sud di Tokyo, circa 100 km a sud di Tokyo, che ha un'importanza storica notevole, ricca di verde, ci sono delle foreste e anche di templi. È una cittadina che al giorno d'oggi è turistica, ma è stata anche una capitale di fatto, quindi ha un'importanza storica notevole. Ha anche una zona termale diciamo un po' più a sud di Kamakura. Anche questa cittadina soddisfa appunto questo design pattern, perché appunto si può proprio vedere che molte zone urbane vanno a infilarsi dentro zone di verde in maniera capillare, e viceversa le zone di verde vanno a infilarsi nella zona di città, quindi soddisfa pienamente il design pattern. E questi studi sicuramente possono essere d'aiuto per la pianificazione. Noi applichiamo strumenti di informatica in un ambito appunto di urbanizzazione, in questo caso in un ambito in cui vogliamo automatizzare certe caratterizzazioni dell'ambiente urbano. Adesso la cronaca nera: un 28enne di Mascalucia è stato posto agli arresti domiciliari in quanto ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. È stato sorpreso in via Garibaldi a Catania mentre insieme ad un complice tentava di rubare una smart. Al giovane è stato applicato il braccialetto elettronico. Altro arresto a Catania, dove è finito in manette uno spacciatore 29enne che riforniva i pusher sul campo celando la droga nelle mutande. L'uomo all'interno degli slip aveva occultato una busta di cellofan e un contenitore di plastica per medicinali che contenevano complessivamente 63 dosi di marijuana e 41 di cocaina, nonché due foglietti sui quali erano state annotate le quantità di sostanza stupefacente. A San Gregorio di Catania i carabinieri hanno invece denunciato uno studente universitario di 25 anni per porto abusivo di armi. Nel corso di un servizio di controllo svolto lungo il viale Europa, i carabinieri della locale stazione hanno imposto l'alt al conducente di una Fiat Panda per contestargli un'infrazione al codice della strada. Hanno poi provveduto a perquisire l'autovettura, all'interno della quale, sorpresa, c'erano due coltelli, uno con lama retrattile, un altro avente l'impugnatura con tirapugni ed una lunghezza di 26 centimetri. Il giovane si è giustificato inutilmente, sostenendo che stava recandosi a pesca. Assaltavano ricevitorie, tabacchi, supermercati e farmacie. In carcere tre pregiudicati, altre due persone sono state invece denunciate. I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato tre pregiudicati catanesi, due fratelli di 20 e 26 anni e il terzo di 20 anni, per rapina aggravata in concorso. Le indagini, cominciate nel dicembre 2020 e andate avanti fino al marzo del 2021, hanno permesso di individuare un gruppo criminale composto da 5 persone, 3 finiti agli arresti, 2 fratelli di 20 e 26 anni e un ventenne, mentre gli altri 2 sono stati denunciati. Tutti responsabili di ben 5 efferrate rapine violente commesse tra il dicembre 2020 e il gennaio 2021 a Catania e nei paesi etnei, mediante l'utilizzo di pistole e coltelli, usando veicoli presi a noleggio e con targhe contraffatte. In una circostanza, al proprietario di una delle tabaccherie prese d'assalto sono state procurate numerose ferite da taglio. Le rapine, 2 a Gravina di Catania e Mascalucia ai danni di ricevitorie tabacchi, 2 a Catania in un supermercato e una tentata rapina in una farmacia, hanno fruttato agli indagati, nel giro di pochi giorni, la cifra di oltre 5.500 euro. Uno di loro è stato inchiodato dalla scritta Narcos in una maglietta. Attraverso la visione di filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza attivi nelle zone delle rapine e nei diversi percorsi di fuga utilizzati dai criminali, i militari sono riusciti a risalire ai veicoli utilizzati e a chi li aveva noleggiati. E da lì comparare le foto pubblicate dai sospettati sui loro profili social con i fotogrammi estrapolati dalle riprese.
controlli della polizia del commissariato di Acireale, abbiamo detto un giro di vite nei confronti delle strutture ricettive. Gli agenti del commissariato di concerto con personale dell'ASP, Polizia Municipale della sezione Annona, nonché dell'ufficio tecnico comunale, hanno avviato controlli in alcune strutture. In un B&B situato a Scillichenti riscontrate una serie di disfunzioni, soprattutto legate a carenze igieniche. Una documentazione corposa è stata così inviata al sindaco di Acireale, autorità sanitaria locale, chiamato ora ad adottare, se necessario, i provvedimenti del caso. Riscontrati cattivi odori, scarsa aerazione dei locali, inadeguata illuminazione, biancheria a vista d'occhio vecchia e sporca, assenza poi di manutenzione e umidità. Come detto, le verifiche proseguiranno per garantire agli utenti una fruizione nelle strutture accese adeguata a quanto previsto sotto tutti i punti di vista. E accertamenti sono in corso a Zafferana per scoprire le cause di un incendio sviluppatosi la scorsa notte intorno alle 2.30 all'interno di un'area condominiale in via Imbriani, dove una Fiat Punto lì parcheggiata è stata pesantemente danneggiata dal fuoco. Tempestivo l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. Sisma di Santo Stefano ad Aciplatani, nel mese di novembre abbiamo detto potrebbero partire le prime demolizioni degli immobili ricadenti sulla fascia rossa. Il sisma che nella notte del 26 dicembre di 3 anni fa ha colpito 9 comuni del territorio etneo ha cambiato la conformità del territorio in maniera permanente con la formazione di faglie rilevate dai geologi a Fiandaga, Cicatene e Aciplatani. Dalla mappa redatta è stata individuata una zona rossa interessata dalla faglia e una bianca esterna a quella rossa. Nel corso della riunione di martedì pomeriggio tra il commissario per la ricostruzione Salvatore Scalia, i tecnici privati e loro Ordine degli ingegneri di Catania si è parlato anche di delocalizzazione degli immobili ad Aciplatani che ricadono sulla faglia rossa. Nel mese di novembre potrebbero partire le prime demolizioni, ma tutto dipende dai documenti che si attendono dall'ufficio del comune. A spiegarlo l'ingegnere Salvatore Castorina, funzionario della Protezione Civile regionale. Su Aciplatani stiamo per finire la ricognizione degli edifici che saranno soggetti a delocalizzazione. Probabilmente sarà una operazione che partirà prima della ricostruzione vera e propria, perché diciamo, le pratiche non sono tante, l'ufficio del commissario li ha già istruite per intero, aspettiamo che l'ufficio sisma del comune dei Cereali ci dia la conformità urbanistica e la conformità a demolire questi edifici e possiamo partire. Cosa accadrà per i residenti interessati dal decreto di demolizione e delocalizzazione? Una soluzione è stata trovata. I residenti di quella zona avranno la possibilità o di acquistare un edificio in un altro sito che sia sicuro, oppure acquistare un terreno e ricostruire su un altro, diciamo, un nuovo edificio su un altro terreno. Se il comune ci darà risposta in tempi brevi, e diciamo, questa risposta secondo noi avverrà nell'arco di 15 giorni, di far partire le demolizioni. Diciamo nel mese di novembre. Ultimate le demolizioni, si passerà poi nella successiva fase a delocalizzare in un altro sito l'abitazione demolita oppure acquistare un appartamento, diciamo, a scelta della ditta proprietaria, diciamo, con riferimento chiaramente al contributo che noi altri andremo ad elargire. Allo stesso tempo si lavora anche per gli altri comuni, ma la priorità è al momento a Aciplatani, poiché in questa frazione di Acireale vi sono delle strade ancora chiuse. Negli altri comuni, diciamo, l'operazione di delocalizzazione ancora, diciamo, non è così avanti come nel comune di Acireale. Però nel comune di Acireale la zona di Aciplatani ha delle strade chiuse e quindi per noi era
prioritario liberare le strade, quindi riaprire alla, le strade che erano state chiuse nel lontano 2018, quindi per noi era una priorità intervenire su Acireale. Adesso ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Come eravamo, rassegna di eventi del passato. Sabato 25, film storico La Terra Trema di Luchino Visconti del 1947, interamente girato ad Aci Trezza con attori locali. Come eravamo, storia del nostro passato, a cura di Mario Musmecci e Giulio Vasta. Tutti sabato in prima serata alle 21.10, in replica domenica alle 16.30 e il martedì alle 23 su Etna Channel, canale 115 del Digitale Terrestre. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Le Otta Ceramiche. Storia d'arredi da oltre 50 anni. Le Otta Ceramiche, da sempre solo prodotti di alta qualità per arredare e rendere più confortevole la tua casa. Oggi abbiamo ampliato il settore dell'arredo casa, offrendo oltre a ceramiche, rubinetterie e sanitari, parquet, tendaggi, tessuti, carte da parati, infissi e porte. Ci trovi in via Sclafani, a 500 metri dal casello autostradale di Acireale. Aperti dal lunedì al sabato. Le Otta Ceramiche, la tua casa è il nostro orgoglio. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8.30, 20.30. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Da sabato fino a venerdì prossimo, aperti anche la notte. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Pianeta Mare, il pesce, come lo volete. Fresco appena pescato, pronto cuoci o direttamente cucinato. Scegliete voi. Siamo specialisti nella sfilettatura, fidatevi. Se gustate i sapori del mare, siete approdati nel pianeta giusto. Frutti di mare, pescato giornaliero, stocco e baccalà, sughi preparati, marinati e piatti espressi. Gastropescheria Pianeta Mare, di Carmelo Trovato, via dei Casali di Aci 6, Aci Platani. Per info 095 1695 1605. Servizio a domicilio, forniture per ristoranti e comunità. Pianeta Mare, un mare di piacere a tavola. Home Store, sentirsi a casa. Home Store, Home Store, la casa qui per voi. Home Store, su tre piani, un grandissimo assortimento. Linea Home, con meravigliosi accessori per la casa. Abbigliamento uomo, donna, bambino, calzature, intimo e accessori. Home Store, Home Store, l'abbigliamento e l'intimo che puoi. Scegli quel che vuoi. Ingresso da Viale Cristoforo Colombo 46 o da Via Sclafani 59. Aperto anche la domenica. Sentirsi a casa. Grande assortimento di abiti per cerimonia. Domenica dalle 14.45 ritorna diretta dallo stadio su Radio Etna Espresso e su Etna Channel gli incontri di calcio della Cireale commentati da Daniele Trovato con Antonio Panebianco, aggiornamenti dalla Serie D e collegamenti con vari campi siciliani. Puoi seguirci anche sull'app Radio Etna Espresso, su Facebook e Twitch, in streaming in tutto il mondo. Domenica appuntamento alle 14.45 con diretta dallo stadio. In apertura di seconda parte del nostro TG, spazio alla rubrica Il cittadino segnala. Due i luoghi attenzionati, Aci Platani e il quartiere Suffragio ad Acireale.
A Ciplatani, sotto i riflettori dei cittadini e in modo particolare la via San Piero Patti. A mettere nero su bianco quanto presente su questa via il commissario del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, sezione Nello Vecchio, Rosario Grasso. In una lettera indirizzata al sindaco Stefano Alì, all'assessore ai lavori pubblici Salvo Grasso e al comandante della Polizia Municipale Antonino Molino, sulla via San Piero Patti, scrive Grasso sulla lettera, esiste un problema di ammaloramento del manto stradale piuttosto elevato, al punto da definirlo grasso grave, che si lega alla totale assenza di illuminazione pubblica, rendendo così la percorribilità della strada dalle ore serali assai pericolosa. Una via, quella San Piero Patti, che per la frazione Acese rappresenta l'arteria principale e dunque altamente trafficata, dove il limite di velocità viene meno, mettendo in pericolo l'incolumità di veicoli e persone, compresi i residenti, costretti ogni giorno, aggiunge Grasso, ad avventurosi slalom tra i mezzi. Ecco allora le proposte da parte del commissario del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, sezione Acese, a sindaco, assessore e comandante della Polizia Municipale. In primis, il ripristino del manto stradale, mettendo in sicurezza così la zona, passando in seguito a valutare la possibilità di installare dei dissuasori di velocità presenti fino a qualche anno fa e illuminare la via San Piero Patti. E di assenza di illuminazione pubblica si torna a parlare nel quartiere Suffragio ad Acireale, non nuovo a questa problematica che si sta rimanifestando da un mese a questa parte. La piazza e molte vie del quartiere sono al buio, scrive in una nuova segnalazione il presidente del Comitato Civico Amici del Suffragio, Giuseppe Fasone. Dinanzi a questo disagio i cittadini del quartiere hanno provveduto a contattare gli uffici, ma tutte disattese. Non capisco perché si provvede sempre in alcune vie del centro, scrive Fasone, che ricorda che il suddetto quartiere è nel centro storico e non può essere solo tenuto in considerazione nel periodo elettorale. L'ennesimo appello lanciato dal presidente del Comitato Civico Amici del quartiere Suffragio, che chiude così: i residenti sono stanchi di fare segnalazioni. Domani ad Acireale si celebra la 107ª giornata mondiale del migrante e del rifugiato. L'ufficio per la pastorale dei migranti della diocesi, guidato dal direttore Don Lucio Cannavò, ha organizzato nell'occasione un incontro testimonianza con Suor Eleia Scariotto della Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo. Appuntamento nella cattedrale di Acireale a conclusione della messa delle 19:30. E per questa ricorrenza anche Papa Francesco ha voluto scrivere un messaggio dal titolo Verso un noi sempre più grande. Una lettera in cui si esprime preoccupazione con il pericolo di un'autoprotezione egoistica di ritorno al solo noi senza gli altri. Una tentazione, viene sottolineato, che si sta vivendo in questo particolare periodo a causa della pandemia. L'ex premier Matteo Renzi, attualmente senatore e leader di Italia Viva, è stato l'ospite d'onore ieri sera a Giarre presso Radice Pura per la presentazione del suo ultimo libro dal titolo Controcorrente. Sul palco con lui, tra gli altri, il deputato regionale acese Nicola D'Agostino. Accolto da un bagno di folla, Renzi ha parlato del libro scritto per PM che racconta i recenti scampoli di vita politica del paese segnati dalla pandemia, ma soprattutto del via vai da Palazzo Chigi, da Giuseppe Conte a Mario Draghi. E nel corso della convention un pensiero è stato rivolto anche a San Martino e Sudano. Ho visto, ha detto Renzi, che ci sono stati dei parlamentari regionali e nazionali che hanno scelto di abbandonare Italia Viva e si sono iscritti alla Lega. È una scelta, ha spiegato, che ovviamente non condivido, ma rimane il rispetto personale, oltre che la gratitudine per chi ci ha permesso di fare una battaglia controcorrente, mandando a casa Conte e portando Draghi. Poi la stoccata. Mi chiedo però, aggiunge e conclude Renzi, come si possa andare dentro il partito della Lega da siciliani. E aggiungo, il partito della Lega che in questo momento è in una fase confusionaria. Domani opera di pulizia straordinaria nel territorio delle Aci per ridare lustro al percorso cicloturistico Le Vie dell'Acqua.
sta per passare la nostra onda blu per restituire un po' di dignità a questo antico luogo ricco di storia. È il motto dell'associazione Plastic Free che per domani, in occasione della giornata nazionale della raccolta della plastica, interessando i comuni di Acicatena, Cireale e Acicastello, chiama a raccolta quanti, armati di guanti da giardinaggio, cappellino e borraccia al seguito, vorranno essere parte attiva nella raccolta di rifiuti plastici e quindi la bonifica di un itinerario di importanza storica, il percorso cicloturistico Le Vie dell'Acqua. Un percorso creato e inaugurato alcuni anni fa che inizia dalla zona archeologica di Santa Venera al Pozzo e attraverso il complesso Torre di Casalotto fino ad arrivare alla via dei Mulini ad Acqua, quest'ultima zona abbandonata e colma di rifiuti come fosse una discarica. L'obiettivo è quello di restituire decoro in tutto il suddetto percorso, appetibile meta turistica. Per tutti i partecipanti, al termine della raccolta, il punto di ritrovo sarà nel cortile davanti la chiesa Santa Venera al Pozzo. L'iniziativa infatti prevede, in collaborazione con il Centro Studi ECI3, la presenza di una guida che si occuperà di illustrare l'itinerario. Appuntamento dunque alla Reitana. Dalla Reitana Santa Venerina avrà inizio questo pomeriggio la 24esima edizione dell'Eno Etna, quest'anno un'edizione particolare per motivi dettati anche dal Covid, evento di punta alla finale nazionale del Palio delle Botti, in programma domani con la finalissima delle squadre femminili alle 10.30, a seguire alle 11.30 la finalissima delle squadre maschili. Torna dunque Eno Etna Santa Venerina in una edizione speciale con Santa Venerina protagonista di questa finale nazionale del Palio delle Botti delle Città del Vino. In una competizione avvincente, 10 squadre da tutta Italia si contenderanno il primo posto nel peculiare circuito delle strade di Santa Venerina con basolato lavico. Da Santa Venerina a Milo, lunedì alle 11 nel Museo Virtuale in Piazza Municipio di Milo, conferenza stampa di presentazione del progetto di realizzazione della statua di bronzo a grandezza naturale raffigurante Lucio Dalla e Franco Battiato, iniziativa promossa dalla Proloco di Milo con il patrocinio del Comune. Interverranno tra gli altri il presidente della Proloco di Milo, Alfredo Cavallaro, e il sindaco di Milo, Alfio Cosentino. Durante la conferenza stampa, spazio all'artista scelto per la realizzazione della statua, verrà svelata la miniatura dell'opera. Entusiasta il pubblico del Teatro Massimo Bellini di Catania per la messa in scena dell'edizione critica della Norma. Un continuo confronto tra tempo e spazio, questa è la caratteristica principale della Norma, tra le opere più celebri di Vincenzo Bellini, andata in scena giovedì al Teatro Massimo Bellini di Catania in occasione dei 186 anni dalla morte del cigno catanese. Un'edizione critica firmata dal regista David Livermore e diretta dal maestro Fabrizio Maria Carminati, realizzata nell'ambito della rassegna voluta dalla Regione Siciliana. Evento teatrale che ha riscosso grande successo e ha suscitato calorosi e prolungati applausi per i protagonisti. Su tutti Marina Rebeca nel ruolo della protagonista Norma, Stefan Popp in quello di Pollione, Dario Russo nella parte di Oroveso e ancora Clara Galante nel ruolo di Giuditta Pasta. Figlia, madre, amica, amante, guerriera e quella, come si dice, quella che legge il futuro, maga in certo senso, dunque c'ha tantissimi lati, è una bellissima sfida. Poi ci sono altri lati certamente dove lei appunto si dimostra essere amica, insomma un bel momento di forza delle donne. La troviamo all'inizio in apertura di sipario nel suo salotto, alla fine dei suoi giorni, a evocare il suo passato. Il Bellini è qui e io sono chiamata a rappresentare la sua anima con quella di Giuditta Pasta. Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria nella terza parte del nostro giornale Lo Sport.
Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti i mercoledì sera, in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16, e la domenica alle 23, su Etna Channel. Stasera al teatro. Ventiquattresima edizione di Eno Etna, speciale palio delle botti delle città del vino. Sabato 25 e domenica 26 settembre a Santa Venerina. Nel corso delle due giornate, presentazione di libri, opera dei pupi, degustazione di piatti e dolci della gastronomia siciliana a Nullo Filatelico. Domenica 26 dalle 9:30, gare di qualifica e finale del palio delle botti preceduta dal suono festoso dei carretti siciliani. Info e programma completo sulla pagina Facebook del Comune di Santa Venerina o su www.enoetna.it. Gaspare Carni, un'azienda familiare al servizio della qualità a tavola. Curiamo i bovini nel nostro allevamento, nutrendoli in modo naturale, direttamente. Garantiamo i migliori tagli per le esigenze richieste. La salsiccia in varie specialità, semplice, condita o al finocchietto. E giornalmente tanti prodotti pronto cuoci, con una grande scelta di involtini squisiti. Su richiesta falso magro, pollo ripieno o qualsiasi specialità che desiderate. Gaspare Carni, ad Aci Sant'Antonio in via Roma 2830. Locali sanificati costantemente. Sapori e bontà. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Aci Reale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Aci Reale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Fatti un piccolo regalo destinando il 5 per 1000 alla Misericordia, perché la Misericordia sei anche tu. Dona il tuo 5 per 1000 per la nostra comunità, per aiutarci ad aiutare. Anche in questo tempo di pandemia, le Misericordie sono al tuo fianco. Ora puoi fare anche tu la tua parte. Aiutaci ad aiutarti. Dona il tuo 5 per 1000 alla Misericordia di Aci Reale, dal 1979, al servizio della vita. Scegli il sostegno del volontariato scrivendo il codice fiscale 810 057 30 874. Grazie di cuore. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Aci Reale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Matt, che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è? Mi mondassero già tutte cose. E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza. È un sogno, la Sicilia traslochi. Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? La pagina sportiva, parliamo di calcio, c'è di nuovo il Football Club Messina sulla strada della Cireale dopo 2 mesi e 20 giorni dalla semifinale playoff, e De Sanso deve risolvere il problema gol. Il Giarre intanto riceve la Gelbison, vediamo.
La gara di Coppa contro il Giarre ha lasciato certezze e qualche dubbio. Una certezza, Lodi non è venuta da Cireale a svernare, il fantasista ex Catania è entrato in campo nella gara di Coppa e ha fatto la differenza. Il giocatore deve riprendere solo un po' di confidenza con i tiri dal dischetto, visto che degli ultimi tre, due li ha sbagliati, a Messina contro la Cireale nella semifinale playoff, contro il Cittanova domenica scorsa salvo poi ribadire in rete la respinta del portiere, e il terzo lo ha sbagliato quasi, nella sequenza vincente contro il Giarre infatti il numero 10 si è visto intercettare ma non fermare il tiro da Barbagallo. L'altra certezza è Mostacciolo, un under interessantissimo come del resto parecchi di quelli scovati fin qui da Chiavaro per il nuovo Cireale e visti fino ad oggi. Un ragazzo in grado seppure a sprazzi di prendersi il centrocampo e mostrare personalità, coraggio e anche un buon destro. Sicuramente ci sarà un posto per lui nell'11 iniziale a Messina contro il Football Club, vista l'assenza di Savonarola che paga con 3 giornate di squalifica il sangue salitogli alla testa domenica contro il Cittanova. Per Vincenzo Mostacciolo parla il curriculum, io ho chiesto a lui un po' più di tranquillità, tante volte magari si fa prendere un pochettino da pensieri che non gli competono, deve stare tranquillo, è un giocatore che per noi è importante, deve avere più tranquillità rispetto a quello che pensa. La terza certezza è che l'attuale assetto offensivo della Cireale non è fin qui sembrato una macchina da gol, Piccioni non è ancora lucido e Tornros al momento totalmente fuori condizione, insomma allo stato attuale per De Sanzo quello del gol potrebbe essere il più importante problema da risolvere. Gli attaccanti quando cominciano a non fare gol cominciano a farsi voli pindarici nella testa, non deve essere così, ci vuole tranquillità e prima o poi i gol arriveranno, anche perché abbiamo fatto 2 partite, non è che abbiamo fatte 1000. Un gollettino, anzi 2 gol già li abbiamo fatti, quindi mi sta bene, magari fare un gol sempre a partita e vincere sempre 1-0, ci metterei la firma. Per quanto riguarda la formazione, l'11 non dovrebbe discostarsi molto da quello visto domenica contro il Cittanova, dal Tene in porta, Figliomenica, Dili e De Pace centrali, Tuminelli e Correnti a destra sulla linea mediana, con Todisco e Mostacciolo nell'altra metà del campo e Lodi a fare quello che vuole, tra la zona di play basso davanti alla difesa e quella di trequartista, davanti probabile alla conferma per Russo, a fianco di Piccioni, anche se la seconda punta al momento è in forze per un lieve infortunio rimediato in settimana. Messina nel passato, nel presente e forse anche nel futuro della Cireale, il Football Club non è solo l'avversario con cui Granata hanno chiuso la scorsa stagione, ma oltre a essere l'avversario di domani potrebbe di nuovo incrociare Granata nel prossimo turno di Coppa. Squadra lontana dai fasti dell'anno scorso, lo sforzo fallito di raggiungere la Serie C ha infatti lasciato boccheggianti le finanze del club peloritano, che ha imbastito una squadra dal basso profilo, che ha perso all'esordio in campionato a Licata e ha passato il turno di Coppa ai rigori, come la Cireale contro il San Luca. Una squadra tosta, una squadra che corre, una squadra che se non sbaglio i 5 in difesa, 4 più portiere su tutti under, tranne forse il più grande che è del 99. Hanno una grossa garra, sono tutti giocatori stranieri che corrono, sanno giocare, visto che l'allenatore l'ha impostata bene questa squadra, è una squadra da prendere con le molle, anche perché noi dobbiamo correre più di loro per vincere questa partita. Avversario tutto da scoprire, quindi quello che Granata affronteranno domani alle 15 al Franco Scoglio di Messina, senza i propri supporters, fermati da un'ordinanza della prefettura peloritana. Arbitrerà la partita il signor Pacella di Roma 2, assistito da Cucinotta di Brescia e Gambino di Nocera Inferiore. Nel resto della seconda giornata spicca la gara tra Giarre e Gelbison, coi gialloblu in cerca di riscatto dopo i KO di Portici e l'uscita dalla Coppa, e i campani che vogliono vincere per confermarsi tra le big di questo torneo. Torneo che già la seconda giornata trova 2 incroci da punto esclamativo, il Lamezia che fa il test delle proprie ambizioni in casa dell'attacco atomico del Santa Maria Cilento, la Cavese che è chiamata a confermarsi nella difficile trasferta di Trapani. Il San Luca dopo il successo contro il Biancavilla all'esordio cerca conferma nel derby di Castrovillari, derby tutto gialloblu anche per il Licata proprio a Biancavilla. Cercano riscatto dopo le sconfitte all'esordio il Rende in casa contro il Paternò, il Cittanova contro il Sant'Agata, la San Cataldese in casa contro il Real Aversa. Il Portici va a Troina e ha sulla carta l'impegno meno complicato di tutte le squadre vittoriose all'esordio e sogna già un successo che potrebbe lasciare i campani da soli in testa alla classifica. Scendiamo di qualche gradino o andiamo in eccellenza e in promozione. In eccellenza spicca il big match di Taormina, dove arriva il Ragusa, rinviato invece per Covid, visto il focolaio in casa Sant'Antonese, il derby tra AC Catena e AC Sant'Antonio.
Terzo turno e subito big match in vetta al girone B di eccellenza con il Taormina e il Ragusa che si sfidano in terra peloritana per una sfida tutta bianco-blu che vale il primo posto in classifica a punteggio pieno dopo tre turni di campionato. Poker per entrambe nell'ultima partita, il Ragusa in casa contro il Real Belvedere, il Taormina a Lentini. Insomma, una sfida tra due squadre decise ad andare fino in fondo. Spettatrici interessate Igea e Carlentini che in caso di pareggio oggi tra Ragusani e Alcantarini avrebbero la possibilità, vincendo le proprie partite, di mettersi alle spalle due avversarie dirette. Rischia qualcosa l'Igea a Via Grande, mentre sulla carta pare più morbida la trasferta del sorprendente Carlentini, solo vittorie per i siracusani in questo avvio di stagione, in casa del Santa Croce. Si ferma invece la Cicatena che dopo la passeggiata a Catania della scorsa settimana deve fare i conti con la quarantena della C Sant'Antonio, unica squadra tra le 16 del girone alle prese con un fastidioso focolaio Covid. Rinviato infatti il sentitissimo derby tra biancorossi e sant'antonesi con la banda di Iemma che può quindi concentrarsi sulla partita di Coppa di mercoledì quando al Polivalente arriverà il Via Grande. Nel resto della giornata spicca l'inedito derby messinese tra Nebros e Ionica, partita tra due squadre in cerca di identità, come in cerca di identità è il Siracusa, grande favorito della vigilia, che rischia invece, in caso di un'altra delusa di questo inizio di stagione, la Leonzio, di rimanere ancora a quota zero dopo tre giornate. Può invece finalmente giocare sul serio il Palazzolo, che dopo la partita farsa contro l'Atletico Catania all'esordio e il rinvio della gara contro la C Sant'Antonio affronta il redivivo Virtus Ispica. Tre punti facili facili in vista, infine per il Real Belvedere, che riceve proprio l'Atletico Catania. In promozione intanto derby per il Real Aci che rende visita al Lavinaio ancora in cerca dei primi punti in questo campionato. Per i Granate invece reduci dall'ottimo successo a spese dell'Atletico 1994, l'occasione buona per dimostrare prima di tutto a se stessi di essere una squadra in grado di giocarsela fino in fondo con le big del torneo per un posto in eccellenza. Granata che provano a rosicchiare quindi punti alle battistrada, Motta e Calatabiano sono infatti attese da trasferte complicate rispettivamente a Belpasso in casa dell'Atletico 1994 e la Gimnica Scordia riceve la non meno ostica al Leonfortese. Dopo aver raccolto un punto in due partite, cerca rilancio l'Atletico Nissa in casa contro l'Armerina. Il terzo turno del girone C di promozione si apre però oggi pomeriggio con le partite tra Ciclope Bronte e Mister Bianco e tra San Gregorio e Don Bosco. Oltre al calcio, in questo weekend avvia anche alcune delle altre discipline sportive. Vediamo. Questo weekend ripartono seppur in parte le altre discipline sportive. Si comincia dal calcio a 5 con il campionato di Serie C2 Girone C che vedrà impegnate la Sicilgrassia e la Stella Rossa. Per i primi impegno casalingo al Palavolcan alle 16 contro il Siracusa Meraco. Prima trasferta stagionale invece per la Stella Rossa che viaggia sul campo dell'Olimpia Siracusa. E sempre nel calcio a 5 bisognerà ancora attendere invece per l'Agri Plus Cireale che debutterà nel campionato di Serie B il prossimo 9 ottobre in casa contro il Palermo Calcio a 5. La squadra affidata al tecnico Stefano Bosco continua intanto la preparazione e questo pomeriggio è prevista un'amichevole contro la formazione dell'arcobaleno Ispica. Anche il basket si prepara a ripartire. Il basket Cireale esordirà nel campionato di Serie C Silver il 17 ottobre sul campo del Canicattì. La società del presidente Panebianco ha già disputato due amichevoli in settimana. Martedì contro la formazione del PGS Sales e ieri contro il Gravina. L'altra realtà cittadina di basket invece, il San Luigi, comincerà il proprio campionato il 7 novembre. La formazione accese è stata inserita nel girone giallo del campionato di Serie D e potrà contare su un roster in gran parte rinnovato. Si registrano infatti i ritorni di capitan Mariano Torisi e di Giacomo Antronaco. Nella pallavolo, infine, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie 3 maschile c'è la Sistemia Saturnia C Castello, che debutterà il 10 ottobre alla Pala Catania contro il Galatina. La squadra catanese è stata inserita nel girone blu insieme ad altre 12 squadre. La formula del campionato prevede due promozioni in Serie 2 e 5 retrocessioni in Serie B. Mascali presenta la tappa del Giro di Sicilia che nei prossimi giorni approderà nella cittadina ionica. Stamane al comune di Mascali si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Giro di Sicilia. L'edizione 2021 infatti partirà da Avola per finire a Mascali, un'edizione che si preannuncia spettacolare soprattutto per il percorso. Oggi erano presenti anche i sindaci di Riposto e Fiumefreddo, rispettivamente Enzo Caragliano e Sebastiano Nucifora. La bellezza del nostro territorio da un punto di vista morfologico, Etna e mare insieme, meritava il rilievo che questo giro le conferirà, ha detto il
primo cittadino di Mascali, Luigi Messina. Ci faremo trovare sicuramente pronti a far vedere in tutto il mondo, dove verranno trasmesse le immagini del nostro paese, che siamo pronti ad accogliere manifestazioni del genere e a far vedere le nostre bellezze naturalistiche, il mare, la montagna, l'Annunziatella e tutto quello che ci può essere nel nostro territorio, e soprattutto la bellezza dei nostri luoghi e la bontà dei nostri concittadini che hanno quando si arriva a questi traguardi. Mascali si appresta davvero a ospitare questo straordinario giro, sarà davvero un'occasione fantastica per questo territorio, per il comune di Mascali. Sono orgoglioso in quanto mascalese, perché davvero è una tappa davvero fantastica, quella dell'arrivo. Sarà davvero interessantissimo vedere arrampicarsi sulla salita di Scorciavacca tutti questi ciclisti. Ricordiamo che arriverà Nibali, Fromm, Valverde, cioè stiamo parlando di davvero campioni internazionali, quindi Mascali sicuramente sarà pronta ad ospitare un evento internazionale di portata straordinaria. Il Giro di Sicilia che arriva a Mascali è un'opportunità storica che ha non solo Mascali ma tutto il territorio, e poter trasmettere in mondo visione, poter far vedere ad almeno 3 milioni di persone in tutto il mondo le bellezze del nostro territorio, la peculiarità, la diversità, l'eterogeneità del nostro territorio, ad arrivare dalla dorsale dell'Etna, dalla lingua glossa, e arrivare sul mare di Marina di Cottone, risalire dal bellissimo Corso Italia condiviso da Riposto e Giarre, arrivare nella bellissima città ricostruita, la città nuova di Mascali, è un'opportunità storica che noi dobbiamo cogliere appieno. Per questo noi diciamo ai cittadini, viviamolo come un momento straordinario, storico e di festa. Addobbiamo anche i nostri balconi, le vetrine dei commercianti, prepariamoci all'arrivo di migliaia e migliaia di persone. Arriveranno almeno 3.000 persone, solo 1.000 fanno parte della carovana del giro, e quindi sarà anche un'occasione di nuova ricchezza sul territorio. Almeno 1 milione di euro, stimato con stime al ribasso, sarà la ricchezza che direttamente sarà portata solo dall'arrivo del giro. Importante anche il contributo del vice sindaco di Mascali, Virginia Silvestro, che nel suo intervento ha sottolineato l'importanza sociale di uno sport che nasce come individuale ma favorisce molto l'aggregazione. Ha detto: figure come Vincenzo Nibali danno stimolo affinché una persona pulita possa arrivare a traguardi così importanti. Se si credesse con maggiore forza tutto quello che viene fatto sempre, probabilmente avremmo un futuro decisamente migliore. Nello sport sta il meglio, perché la mente sana sta in un corpo sano. Questo lo dicevano qualche annetto fa, ha concluso la Silvestro. E adesso andiamo invece a concludere con le previsioni meteo per domani. Cielo sereno o poco nuvoloso, le temperature massime si attesteranno sui 26-27 gradi, le minime sui 20. I venti saranno deboli, il mare poco mosso. È tutto per questa edizione del nostro TG, vi aspettiamo lunedì a partire dalle 13.40 per una nuova edizione del nostro telegiornale. A voi tutti l'augurio di un sereno buon fine settimana.